Benvenuti su Unica Channel, subirete lezioni flash del Web TG. Su Unica Eco, politici, imprenditori e semplici cittadini parlano di sostenibilità ambientale nelle Eco Interviste. Buongiorno amici di Unica Channel, bentrovati all'edizione Flash di giovedì 19 aprile. In apertura l'ex premier Silvio Berlusconi, indagato a Bari. Secondo le accuse fece mentire l'imprenditore pugliese Giampaolo Tarantino sulle escort. Infatti, secondo i PM, Berlusconi sapeva che le ragazze procurategli dall'imprenditore per le feste a Palazzo Grazioli e Villa Certosa erano delle prostitute. Lo indusse a dire il falso pagando 850.000 euro. E passiamo alla politica. È stato evitato uno shock distruttivo, e quanto afferma il presidente del Consiglio Mario Monti: recessione e crisi per il 2012, ora bisogna fare tanti sacrifici. Crescita è questa la parola d'ordine per il governo prevista per il 2013. E passiamo alla cronaca. Nella tarda serata di ieri la squadra mobile di Caserta ha arrestato Attilio Pellegrino, luogotenente del boss dei casalesi Michele Zagaria, insieme a uno degli uomini più fidati dell'ex primula rossa del clan. Da tempo Pellegrino evitava la sua dimora abituale per sfuggire ai poliziotti e dopo la cattura di Michele Zagaria aveva assunto il ruolo di referente del boss del comprensorio di Casa Pesenna e nei comuni vicini. E voltiamo pagina, passiamo all'estero. Proprio questa mattina alle 11.15, alle 7.45 italiane, i familiari dei Marò, precisamente Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, sono arrivati nel carcere di Trivandrum, dove hanno potuto abbracciare i loro cari. Al momento dell'incontro i due Marò hanno dichiarato di sentire il calore di tutta l'Italia. E passiamo allo sport. A dispetto dei pronostici, ieri il Chelsea si è aggiudicato l'andata della seconda semifinale di Champions League con una rete di Drogba. Intanto in Italia si attendono alle 11 di questa mattina i funerali del giocatore del Livorno, Pier Mario Morosini, morto in seguito ad un arresto cardiaco in campo. I funerali si terranno a Monterosso e saranno trasmessi in diretta televisiva da Bergamo TV. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordo l'appuntamento a partire dalle 15.30 con l'edizione completa. Auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata.